SPID è un acronimo, l'ID di fatto lo è. Se voi guardate tutte le sigle che si riuniscono a livello di governo, sono tutti degli acronimi insopportabili. Ma lasciamo stare gli acronimi. Cos'è la riforma vera che viene fatta con il digitale? Due cose: un paese più semplice e più giusto. Guardate che metteteci gli acronimi che volete, PSPG. Fate un concorso di idee per inventare l'acronimo migliore. È un paese più semplice e un paese più giusto. Più semplice. L'Italia è stata complicata in questi anni. È stato reso complicato persino pagare i debiti della pubblica amministrazione, perché ci vogliono procedure chilometriche. Per pagare la multa, ha detto prima Alessandro, ha dovuto fare se la pagava subito era meglio. Ma nel momento in cui non paga la multa, parte un meccanismo per cui, per riuscire finalmente ad arrivare ad avere la possibilità di pagare, voglio pagare, mi costituisco, voglio pagare. Talvolta c'è da fare un percorso che è allucinante. Cosa significa, sentendo quello che avete detto e che abbiamo detto oggi, un paese più semplice e più giusto? Faccio soltanto un elenco molto banale delle cose che mi sono venute in mente ascoltando. Poi Paolo Barberis ha chiarito molto bene le quattro strategie e io non starei a ripercorrerle perché le ha già dette lui. Abbiamo sentito parlare oggi di povertà educativa. L'hanno detto alcune associazioni, Save the Children in primis, lo ha detto Don Andrea dal Cottolengo. Esiste un grande tema di povertà educativa. C'è qualcosa di più sconvolgente che la povertà educativa? Io credo che noi dobbiamo fare una grande discussione sul fatto che ci sono dei luoghi comuni. Noi stiamo combattendo contro la povertà. Il mondo sta meglio di 20 anni fa. E non è vero che non dobbiamo credere a quelli che continuano a raccontare storie non vere. Ah, noi siamo per la decrescita felice. La decrescita è felice soltanto per quelli che stanno bene. In questi anni di crescita il livello di povertà nel mondo si è abbassato. E meno male che la libertà ha portato ad abbassare il livello di povertà. Ma